Addio, monti sorgenti dall'acqua ed elevati al cielo, cime inuguali, note a chi è cresciuto tra voi e impresse nella sua mente, non meno che lo sia l'aspetto dei suoi più familiari. Torrenti, dei quali distingue lo scroscio come il suono delle voci domestiche, ville sparse e biancheggianti sul pendio, come branchi di pecore pascenti. Addio. Quanto è tristo il passo di chi, cresciuto tra voi, se ne allontana. Alla fantasia di quello stesso che se ne parte volontariamente, tratto dalla speranza di fare altrove fortuna, si disabbelliscono in quel momento i sogni della ricchezza. Egli si maraviglia d'essersi potuto risolvere, e tornerebbe allora indietro se non pensasse che un giorno tornerà dovizioso. Quanto più s'avanza nel piano, il suo occhio si ritira, disgustato e stanco da quell'ampiezza uniforme. L'aria gli par gravosa e morta, si inoltra mesto e disattento nelle città tumultuose. Le case aggiunte a case, le strade che sboccano nelle strade, pare che gli levino il respiro. E davanti agli edifici ammirati dallo straniero, pensa con desiderio inquieto al campicello del suo paese, alla casuccia a cui ha già messo gli occhi addosso da gran tempo e che comprerà, tornando ricco a suoi monti. Ma chi non aveva mai spinto al di là di quelli neppure un desiderio fuggitivo? Chi aveva composto in essi tutti i disegni dell'avvenire e ne sbalzato lontano da una forza perversa? Chi staccata un tempo dalle più care abitudini e disturbato nelle più care speranze lascia quei monti per avviarsi in traccia di sconosciuti che non ha mai desiderato riconoscere? E non può con l'immaginazione arrivare a un momento stabilito per il ritorno. Addio, casa natia, dove sedendo con un pensiero occulto si imparò a distinguere dal rumore dei passi comuni il rumore di un passo aspettato con un misterioso timore. Addio, casa ancora straniera, casa sogguardata tante volte alla sfuggita passando e non senza rossore, nella quale la mente si figurava un soggiorno tranquillo e perpetuo di sposa. Addio, chiesa, dove l'animo tornò tante volte sereno, cantando le lodi del Signore, dove era promesso, preparato un rito, dove il sospiro segreto del cuore doveva essere solennemente benedetto e l'amore venir comandato e chiamarsi santo. Addio. Chi dava a voi tanta giocondità è per tutto, e non turba mai la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande. Di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia. E poco diversi i pensieri degli altri due pellegrini mentre la barca li andava avvicinando alla riva destra dell'Adda.